Buongiorno, signor Rizzuto. Buongiorno. Sua cugina Rosa ha fratelli? Sì. Che si chiamano? Sono cinque, quattro, cinque. E dica tutti i nomi dei fratelli di sua cugina Rosa, che sono suoi cugini. Cosimo, Luigi, Piero e Nino. E il papà di? Giuseppe. Giuseppe Vernengo. E qualcuno dei suoi cugini è mai stato arrestato? No, non lo so. Non lo sa? No, non me. Forse mi vedo qualcuno, sì. Cosimo Vernengo è mai stato arrestato? Sì, qualche volta. Sì. Sì, bene. Il papà Giuseppe Vernengo sa se era stato arrestato? Non mi ricordo. No. E lei è andato mai a fare colloqui in carcere con qualcuno dei suoi cugini arrestati? Mai. Sua cugina, il marito di sua cugina nell'89 era in carcere. Sì. In epoca precedente lei si ricorda se era mai stato arrestato? No, non mi ricordo. Io lavoravo. Lavoro e a mare faceva, lavoro e a mare. Sì. Ma scusi, se aveva un rapporto così stretto con sua cugina che la accompagnava fino a Teramo, che non è proprio dietro l'angolo. Sì. Evidentemente avevate rapporti confidenziali e frequenti. Ma sempre vicino eravamo, a contatto. Eravate sempre in contatto, bene. E quindi non lo sa se suo cugino acquisito, Francesco Marino Mannoia, era stato arrestato altre volte? No. Lei altre volte, prima di quelle occasioni in cui l'ha accompagnata a Teramo, sì, aveva mai accompagnato sua cugina per fare colloquio al carcere con Francesco Marino Mannoia? Mai. Quindi solo a Teramo lei l'ha accompagnata al carcere? A Teramo. Bene. In quell'occasione lei entrava al carcere o aspettava fuori? No, aspettava fuori. Ho capito. C'era mia moglie pure. Quindi andavate lei, sua moglie e sua cugina Rosa. E il bambino. Va bene. Ora, andiamo al giorno dell'omicidio del poliziotto Agostino e al giorno prima. Lei come ha saputo e quando che suo figlio avrebbe dormito o aveva dormito a casa di Agostino a Villa Grazia di Carini nella notte fra il 4 e il 5 agosto 1989? No, non l'ho capito. Ripeta. Sì. Lei prima ha detto che suo figlio, sì, ha dormito dopo la pesca nella notte fra il 4 e il 5 agosto a casa di Nino Agostino, sì, giusto? Sì. Bene. Lei quando l'ha saputo? Di che cosa? Questo fatto che sta dicendo, che suo figlio ha dormito là tra il 4 e il 5 agosto, lei quando l'ha saputo? Non è una domanda complicata. Dopo l'omicidio è dormito là. No. Scusi. Ho capito male. No, penso che lei abbia detto un'altra cosa poco fa, perché lei, se io non ho capito male, ha detto che... No, ci dica lei, suo figlio il giorno dell'omicidio era lì? Sì, non era così. Quando c'era andato? Mettiamola così. Ah, se la prendo a prendere la sera prima, Nino Agostino. Che stiamo dicendo? La sera prima e la sera, tra il 4 e il 5. Ed è uscito a pescare con Nino. Se n'è andato a pescare con lui. Poi che ha fatto suo figlio? È tornato a casa o è rimasto là? È rimasto là. E questo sta dicendo l'avvocato. Lei, questo fatto che suo figlio è rimasto là e che era andato a pescare con Nino, mi pare che fosse questa la domanda. Quando lo ha saputo? O sbaglio, avvocato, era questa? Quando lo ha saputo? La sera che io ci ho portato la barca a Nino Agostino. Bene. Quando Nino Agostino venne a prenderlo per quello che lei dice la sera del 4 per andare a pesca, lei in quel momento seppe, suo figlio glielo disse
che sarebbe rimasto a casa di Nino Agostino per la notte e fino al giorno dopo? No, perché Nino Agostino se lo veniva a prendere, come mancavano due ore lo portava, certe volte tutta nottata, dipende che cosa facevano, se andavano con la rete, stavano a mezzanotte, l'una, quando andavano a sommozzare un'ora, due ore e lo portava a casa. Quanti anni aveva suo figlio a quel tempo? 14 anni, 16, 14 anni. Bene. 14, 15. Là siamo. Allora, lei seppe che andavano a pescare. Non chiese a suo figlio, poi tu qui a casa come torni? No, lo portava sempre lui. Ma allora, lei rimase d'accordo con Nino Agostino che Nino Agostino avrebbe riportato a casa sua a suo figlio? C'è quando lo portava, c'è quando... No, ascolti, non deve dire c'è quando, io gli ho chiesto quella sera, quando Nino Agostino viene a prendere suo figlio a casa sua, come lei ha raccontato, ecco, concordate come suo figlio sarebbe tornato a casa? Non lo so, perché... Lei era là! Aspetti, signor avvocato, è inutile... Se lo ricorda come quella sera, come doveva tornare suo figlio? Quando si venne a prendere mio figlio per andare al mare, c'è quando lo portava, sì. E c'è quando lo portava. Ma invece non quella sera ricordare. Se lo ricorda? Ma quella sera non posso ricordare. Non si può ricordare. Puttò. No, non lo posso dire perché è rimasto là. Vabbè. C'erano state altre occasioni in cui suo figlio aveva dormito a casa di Nino Agostino in precedenza? No, non mi ricordo. Non se lo ricorda? Non mi ricordo. Quindi, posto che si ricorda invece di quella sera... Sbaglio a pensare che fu la prima volta? No, poi qualche altra volta pure c'è rimasto. C'è rimasto a dormire? Pure qualche altra volta, sì. A Villa Grazia di Carini? A Villa Grazia di Carini, a mare. E Cristoforo Colombo? In lungomare Cristoforo Colombo, c'era stato già qualche volta quell'estate? Quando? Quell'estate? Era già stato qualche volta... Suo figlio Francesco Paolo a dormire a casa di Nino dopo la pesca, quello che vuole, c'era già stato, si era fermato? No, non mi ricordo. No, non mi ricordo. Bene. Non mi ricordo. Però... Perché noi ci siamo andati poi di là. Sì, vabbè. Ma siccome... Perché non mi ricordo che... Siccome lei prima ha detto no, c'era rimasto anche altre volte. A te, dipende quando ci siamo noi. Aspetti un attimo. Nel 1989 non se ne ricorda, sì. Le aggiungo, perché non era stato possibile, era avvenuto l'anno prima? No, mi ricordo, perché lui quando aveva che andava a mare, no, posso prendere il tuo figlio per domani, dopodomani, poi ti ha detto, sei attento Nino, bambino, così è. E questo, e lui era malato per andare a mare. Benissimo. Come era malato io? Sono malato io, ah? Allora, quell'occasione in cui la sera del 4 suo figlio va via con Nino Agostino, sì. È l'ultima volta in cui lei parla con suo figlio fino alla sera del 5 dopo l'omicidio? Alla sera ci ho parlato io, alla sera dell'omicidio. Quindi non ci ha più parlato fra la sera del 4 e la sera del 5? No. Giusto? E lei quindi sapeva dove era suo figlio per tutta la giornata del 5? Là, a mare, con Nino. Ma scusi, se lei ha detto che Nino è andato a lavorare sì, la mattina... Sì, ma a mare, mi è rimasto là. A mare intende a casa? Sì, a casa, bravo. Sì. Grazie. Il punto però... signor Rizzuto, sì. Allora, quindi a lei era stato detto che sarebbe rimasto a casa di Nino Agostino tutto il giorno 5? Sì. E allora è già cambiata. Sì, però lei non deve dare risposte, come dire, per stanchezza. Lei sapeva se suo figlio quel giorno doveva essere riportato o doveva restare lì tutto il giorno? Lo sapeva prima. Lei era stato detto, me lo tengo tutto il giorno, oppure no? No, allora siamo capiti male. Sì, direi di sì. Ci spiego il discorso. Lui si è venuto a prendere mio figlio il giorno prima.
e non so se lui la sera lo portava o non lo portava. Va bene, l'avvocato le ha chiesto. Quindi, quando poi lei l'indomani mattina si sveglia a casa sua e vede che suo figlio non c'è, lei tutto il giorno 5, fino alla sera del 5, si è mai chiesto, ha chiesto a qualcuno, si è informato, ma Francesco lo ma già lo sapeva io che se mi è rimasto là, non veniva. Lo sapeva immaginabile. Perché? Vabbè, avvocato, prendiamo atto. Immaginabile che rimane là perché è rimasto là. Se... Però oggettivamente lei non ha chiesto a nessuno, non si è informato, ha dato per scontato che Francesco Paolo si è fermato a Nino, e questo è il concetto. Esatto. Prego. Quando lei la sera del 5 agosto lei dice che in macchina era insieme a sua moglie e a sua figlia e apprese che c'era stato l'omicidio? Perché c'era confusione nella strada. Sì, ok. Ma voi stavate andando da sua cognata? Oppure stava andando a casa degli Agostino a prendere suo figlio? Ma io l'ho detto tre volte, come no. State il discorso? Aspetti, lei, cioè, risponda, facciamo la quarta, io adesso mi sono, risponda, dove stava andando? Stava andando da mia cognata. Sì, ma che... io credo che l'avvocato volesse sapere, nell'andare da sua cognata... ci siamo arrivati. Certo. Ci siamo arrivati. E ci c'era, ho preso la barca e ci stava salendo la barca mia. La barca mia. Sua? Mia. Sua. Questo è quello che dice, sì. Tessata, arrivata a Carlina, più avanti delle Carlina, c'era confusione. Quindi ma... lei è passato da via Cristoforo Colombo per lasciare la barca a Nino o ci passava comunque? Ci aveva passato sempre comunque, perché oh. Per andare... Ma la sua intenzione era, credo che questo volesse sapere l'avvocato, fermarsi là per lasciare la barca a Nino? Per lasciare la barca e poi andare a me con niente. Siccome ho visto che c'è stata confusione... Ma se risposto... n'è andato direttamente dove? All'ospedale, mi pare. No, che no. È successo alle persone. Gli sì. Hanno ucciso tu, okay. A due persone. Poi più avanti, ma che hanno ucciso mio marito e me. Sì, e lei se n'è andata all'ospedale dove c'era la signora... Dopo. Sempre con la barca sul tetto. Sotto sempre la barca. Però quello che voleva l'avvocato era questo. Quindi lei passava da lì con l'intenzione di lasciare la barca a Nino. Sì, ma bravissimo. E quindi non con l'intenzione di prendere suo figlio. Ascolti, signora. E quindi non con l'intenzione di prendere suo figlio. Pure. E lo deve dire lei però. Prima ha detto solo per lasciare la barca. E chi c'era per prendere mio figlio me lo portava. E senta, ma a lei... chi le garantiva che in quel momento il poliziotto Agostino non stesse accompagnando suo figlio a casa sua a Palermo? Possibilmente pure, però c'è successo là, l'ho visto. Sì, ma questo avviene dopo, quando lei parte. Allora, lei abitava. Aspetti un attimo. Lei abitava a Palermo? Sì. Dove? In via Messina Marina 405. Quindi dall'altra parte completamente? Sì. Benissimo. A est di Palermo si fa questi 30 chilometri, quanti saranno? Sì. E arriva a Carini. Sì. Quanto tempo ha impiegato da quando è uscito da casa? Ah, c'era traffico, c'era... Quindi ho tanto tempo? L'estate. Bene. Ma allora lei, quale certezza aveva lei che avrebbe trovato suo figlio a casa di Agostino? Ma se non lo sapeva, capace che andava a lasciare da mia cognata Nina Cosino, perché lo sapeva dove era mia cognata. Non ho capito. Nina Cosino, intercato, lo andava a lasciare sempre da mia cognata, perché lui lo sapeva che io andava da mia cognata poi. Ah, quindi lei la sera prima gliel'aveva detto? No, ma lui lo sapeva. Se non... E come lo sapeva? Scusi, se lei non gliel'aveva detto. Nina Cosino lo sapeva che io sempre ogni giorno andavo da mia cognata. Ah, ma quindi lei ci andava ogni giorno là? Ogni giorno, due giorni, quando era tondo. Ah, benissimo, quindi lei ci andava ogni giorno, benissimo. Quella mattina, lei dove è stato la mattina del 5 agosto? A lavorare. A lavorare dove? Alla ferrovia io lavoravo. E non era periodo di ferie? In quale ferie? In ferie quando mi sembrava a me impigliava in ferie. Scusi, lei era dipendente delle ferrovie? No, all'appalto delle ferrovie lavoravo io. Che tipo di lavoro faceva? Lo può spiegare? Tu, nei treni. Nei treni, sì. Nei treni. Faceva pulizia. Pulizia nei treni. Che è un settore. Quindi non era dipendente delle ferrovie, no. Era dipendente di una società che aveva un appalto per la pulizia dei treni. Oh.
Almeno questo mi pare di aver capito. Sì, e era per caso la ditta di Michelangelo Alfano? E Pasquale Alfano. Ah, il fratello di Michelangelo Alfano. Ecco, ne abbiamo aggiunto un'altra. Ora, le voglio chiedere, lei non aveva diritto alle ferie? Sì. Ecco, il 5 agosto è estate, era in periodo di ferie oppure no? I ferie mi servono quando mi servono, a me mi servono. Sì, però, signor Rizzuto, sì, su questo non c'è dubbio, le ferie servono quando servono a lei. Il 5 agosto lei quel giorno era in ferie o era andato al lavoro? No, al lavoro. Allora, ecco, ma... ce l'ho detto, faceva la mattina. Ma... faceva la mattina. E si ricorda che giorno della settimana era? No, ne... no, glielo dico io, era sabato. Lei lavorava la mattina del sabato? Io facevo i turni. Non ho capito? Faceva i turni, faceva di straordinario. Va bene. Quindi lei andò a lavorare quella mattina. Sì. Ricorda più o meno a che ora finiva di lavorare? Io una, mezzogiorno, l'una e mezza, questo vorrei dire. E quel giorno, finito di lavorare, tornò a casa? Sì, a casa. E tornò a pranzo a casa? Mangiare. E c'era sua moglie? Mia moglie a casa. Era con lei a casa? Sì, sì. Siamo saliti con mia moglie e mia cognata. Si ricorda se quel giorno telefonaste a sua cognata per avere notizie di suo figlio? No, 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 no. No, no. Ma perché il telefono c'era? I telefoni di casa non c'erano? Il telefono fisso c'era. Ma il telefono fisso c'era? Ma mia cognata non aveva il telefono, penso che non ce l'aveva. Lei ce l'aveva il telefono a casa? Sì. Sì. Sua cognata a Carini ce l'aveva il telefono? No, penso di no. Penso, non lo so. Non mi ricordo. Aspetta, devo chiedere un minuto di sospeso. Certo. E poi finito il test e facciamo una sospensione per tutti. In questo momento c'è un'esigenza che riguarda un giudice popolare. Allora, signor Rizzuto, quando lei arriva e si accorge che è successo qualcosa e le viene detto che hanno ammazzato due persone, lei chiede a qualcuno notizie di suo figlio? Sì, ma Paolo dove è subito? No, se n'è andato da tuo cognato. E chi è che glielo dice? Ah, non mi ricordo. Non mi ricordo. Ma l'ha chiesto in giro o a qualcuno che conosceva suo figlio? Quelli di Berlino accanto, però non mi ricordo chi è stato. Subito mi hanno detto se n'è andato da tuo cognato. Ma lei, il signor Vincenzo Agostino, lo conosceva? Sì. Ecco. Quando lei è arrivato l'ha visto il signor Vincenzo Agostino? Sì, lì? Era con la mano nella spalla da suo figlio. L'hanno ammazzato. Parli vicino al microfono, signor Rizzuto. Era quindi il signor Vincenzo Agostino, era sul corpo del figlio e diceva l'hanno ammazzato. Sì. E lei ci ha parlato? A chi? Col signor Agostino. Ci ha detto mio figlio, ma non mi ha dato risposta perché... Che gli ha detto? Non mi ha dato risposta perché guardando le cose... Non le ha dato risposta a quale domanda? Lei cosa gli ha detto? Cioè, ci chiede il mio figlio dov'è? Ha chiesto suo figlio dov'è? Sì. E lui non è stato in grado di rispondere? Hanno ammazzato mio figlio. Ho capito. E insieme al signor Agostino c'erano degli altri familiari? No, non l'ho visto nessuno. Non li ha visti. Lei conosceva la famiglia Tranchina? Così, di vista, sì. Sì. E c'era qualcuno della famiglia Tranchina lì? No, non mi ricordo. Quando lei è arrivato... Aspetti un attimo. Quando lei è arrivato e ha visto il signor Agostino inginocchiato sul cadavere di suo figlio, c'erano macchine della polizia o dei carabinieri? Della polizia. Della polizia. Lei se lo ricorda questo? Sì, c'erano macchine della polizia, sì, precisamente.
A quel punto lei ritornò in macchina e andò verso casa di sua cognata? No, sono andato all'ospedale, che mi hanno detto che questo l'abbiamo già esposto. Ha detto che era andato all'ospedale. Bene, quindi lei andò all'ospedale di Carini? Sì. E ci rimase per quanto tempo? 5-10 minuti. Ho visto che l'hanno uscito con la padella, che non c'è niente da fare, e poi me ne sono andato. Cioè lei dice, ha visto che uscivano con la barella, che il corpo della signora, sì, Castelluccio? Esatto. E c'era qualche parente della famiglia? Qualche... C'era confusione, nel conto che io pensavo dei parenti. C'era confusione anche all'ospedale? Sì, era un po' di confusione. Ma lei all'ospedale per quale motivo è andato? Per vedere la signora che hanno portato all'ospedale, che ancora era viva. E nel frattempo, quando lei arriva all'ospedale, ancora lei non ha notizie di suo figlio? No, ancora no. Perché poi subito me ne andato da mio cognato, e era là mio figlio. Bene, più o meno, io non le chiedo esattamente il minuto, più o meno a che ora arrivò a casa di sua cognata? No, non mi ricordo. Quando me ne sono andato all'ospedale, sono andato là. Quindi era tardi? Dai, non diciamo. Più o meno? No. Onestamente non mi ricordo, quando allora era ancora giorno però. Era giorno? Sì, un po', però stava diventando buio. Stava diventando buio? Giusto. Avete cenato da sua cognata? Non mi ricordo bene se non sono andato, abbiamo mangiato e poi sono sceso. Non mi ricordo bene. Ma così tanti anni, quando facendo anni, lei pensa che di quello che penso a me, penso più così io. Lei però risponda senza commentare, sì. Senza. Lo so, siamo d'accordo. Io quello che so posso dire. Vabbè, signor Rizzuto, avvocato, se ci sono altre domande. Sì. La notte fra il 5 e il 6, suo figlio dove ha dormito? Non ho capito. La notte tra il 5 e il 6 vuol dire dopo l'omicidio. Sì. La notte, diciamo, quella in cui lei va da sua cognata. Ah, da mia cognata. Suo figlio ha sempre dormito là? Sì, l'ho lasciato là. L'ha lasciato là. E poi quando è stato che sono venuti la polizia, sono andato a prendere l'aria a mio figlio. Cioè, quando poi c'è andato con la polizia, è andato a prenderlo là? A mio figlio, sì. E la polizia, andò da sola a prendere suo figlio o c'era pure lei con la polizia? Io c'era con la polizia. Ah. E questo avvenne Noi siamo andati alla casa Emma e ho cominciato a cercare chi bambino dov'è il ragazzo. Noi chi? Lei e chi? Con la polizia. È venuto a casa la polizia e siamo andati alla casa Emma. Ah, ho capito. Allora, mi ha detto a me, poi... siamo andati là. Il bambino dov'è? Il bambino dov'è? E rispondo al polizietto, dice, no, dobbiamo andare a prendere il bambino perché come se si era pegliato. Quindi lei è salito nella macchina della polizia e è andata alla sua cognata. La domanda che stava facendo, se non ho capito male l'avvocato, è questo, se ricorda quanto tempo dopo, quanti giorni dopo era no, questo? No, questo non l'avevo allora chiesto. Sbaglio io. Il testimone aveva detto 2-3 giorni, sì. Più o meno, così aveva detto. Non mi ricordo bene. Sì, bene. Ma allora io le chiedo, dal momento in cui lei la sera dell'omicidio lascia suo figlio a casa di sua cognata, fino al momento in cui lei torna a prenderlo con la polizia, lei non ha più visto suo figlio? No. È sicuro? All'indomani ci siamo saliti di nuovo da mia cognata, possibilmente. Ce lo ricorda? Non mi ricordo. E ci si chiama quasi ogni giorno. Ma è possibile che quindi lei ci sia salito di nuovo? Possibilmente, sì. E c'era pure mia sorella là e siamo sempre insieme. Ho capito. Quindi andavate frequentemente? Sì. Bene. Ora, suo figlio gliel'ha detto subito, ne avete parlato subito la sera del 5? Che era stato ucciso Nino Agostino, giusto? Ho capito bene? Sì. E lei lo lascia lì e poi lo vede nei giorni successivi? Sì, perché giocavano con il suo cuginetto. Sì. Giocavano. Ma era dispiaciuto per quello che era successo? Abbastanza, sì, abbastanza bene.
E però era lì che continuava a giocare? Giocava, cose da bambina, per ci siamo. Lei è andato al funerale del poliziotto Agostino? No, no. E suo figlio? Neanche. Ma scusi, non eravate molto amici? Sì, ma io ci sono andato perché non sapeva quando è stato il funerale. Non lo sapevo, poi ci sono andato a Camposanto, beh. Dopo... No, io l'ho chiesto, no, mi ascolti, io l'ho chiesto del funerale. No, non ci sono andato. Non ci è andato. E per quale motivo? Così, ma io manco dei, quelle mie vado. Come? Da quelle mie, mio fratello, non ci sono andato neanche io. Ah, lei non c'è andato? No, è abitudine io. Lei è abitudine che non va ai funerali? Sa se suo figlio è andato? No, non è neanche, non c'è andato, un bambino era. Un bambino di 16 anni? No. 15 anni, no, 16. No, quasi 13, 15 c'è una vera, anzi 14 pure. Insomma. Il presidente sta controllando la data di nascita. Sì. 16 anni è... 14 anni. Doveva farne 15, almeno se non sbaglio i conti. No. 89. Sì. È bivalente il dato. Sì, sì, no, era... su vari argomenti. Vabbè, no, era per... ma lei andò a trovare la famiglia Agostino dopo l'omicidio? Sì. Sì? Quanto tempo dopo? No, due giorni, tre giorni, non mi ricordo bene, ma ci sono andato a trovare. Lei è sicuro? Ci ho fatto le condoglianze, sì, a casa ci sono andato. E in quale casa è andato? Con mia moglie. In quale casa? Con Sorella Fimena, abitava, in Sorella Fimena. Quindi a Palermo? A Palermo. Non a Carini? Sì. No, quella a Carini. E lei lo sapeva già dove abitavano? Beh, sì. Avvocato, scusi, veramente. Prego. Soltanto per la precisione, perché non voglio dire una cosa, anche se questa è facilmente, sì, diciamo, certo, desumibile dagli atti, effettivamente aveva 15 anni e si quasi apprestava 16. A farne 16, è giusto, a novembre ne avrebbe fatti 16. Prego. Grazie. E quando andò a casa della famiglia Agostino, li trovò lì o l'aveva concordata questa visita? No, l'ho trovato là. E questa visita avvenne prima o dopo il funerale? No, forse prima del funerale, forse. Non so quando è stato il funerale poi, perché no, non lo so. E quindi non lo potrebbe dire se è, no, prima o dopo, se non l'ha manco saputo? Neanche l'ho saputo. Ma a loro l'ha chiesto quando sarebbe stato il funerale? No, neanche. No. Non ci sono attaccato a queste cose io. Senta, lei sa se il 5 agosto suo figlio in continuazione chiedeva informazioni su quando Nino Agostino sarebbe tornato a Carini? Possibilmente ce l'ha detto qualche volta a suo padre, perché da solo sempre faceva, pure con me, quando viene mio padre, a me pure, diciamo che si trovava con altri, mio padre, quando viene mio padre? Un bambino era, sempre indisagiato, o no? Ma era un bambino che lei lasciava fuori la notte? Un bambino però sapeva chi lo lasciava. Scusate, non lasciava... Sì, limitiamoci alle domande, sì, diciamo, agli argomenti di discussione, poi... Io c'è una cosa che non ho capito, Nino Agostino le disse quando che aveva necessità di lavori per la sua barca, per la sua, quella di Nino Agostino? Quando ci vedeva sempre me lo diceva, quando va a fare la barca così come tua, bene, quando va a fare sempre. Glielo diceva sempre, e lei... E poi te lo faccio, e poi te lo faccio, e poi te lo faccio, poi è arrivato qua che ho salito da me, anche una papaica. Come? Ci ho salito la barca, quella mia barca. Ma la sua barca? Sì. Lei dice, quella sera era sulla macchina. Quella sera, sì, quella sera sono andato là. Sì. Bene, la sua, quella del signor Rizzuto. E quella, beh, sua, se voi guardate, nella spiaggia. E come facciamo a vederlo? Come? Si informa con le persone che stanno vicino là. Ci siamo informati, vabbè, ma questo è un altro discorso. Le chiedo però, no, le chiedo una cosa.
Quando caricò lei la barca sulla sua macchina per portarla a Carini? Di pomeriggio. Bene, ma la barca di solito dove stava? A un magazzino mio. Dove? Piazza Ponte Ammiraglio. Non ho sentito. Piazza Ponte Ammiraglio. Sì. Piazza Fondo Ammiraglio a Palermo. Sì. Sì. E lei dove la usava frequentemente? Usava l'altra. Ce ne aveva due a barche. Non ho capito. Ce ne aveva due barche. E usava l'altra di sì. solito? Come? Di solito usava l'altra. Sì. Che era a mare. Per andare a mare. Che era a mare l'altra o sempre nel magazzino? Nel magazzino. Sempre nel magazzino. Quindi lei aveva due barche, tutte e due nel magazzino. Sì. Quella sera, quel pomeriggio, ne prese una. Quella che ci va da, come quella sua era. Okay. Quella che ci aveva adeguata per andare a mare con la lampada, cose. Ma quindi lei gliela voleva portare a Nino perché così Nino poteva andare a Polipi mentre prima, esatto. prima che lei facesse le modifiche alla barca di Nino? Sì. Senta, ma con la barca lei... stava portando a Nino anche il motore della barca? No, senza quale motore? Come? Il motore lui ce l'aveva. Lui ce l'aveva? Sì, il motore ce l'ha lui, ce l'aveva. E quindi avevate concordato che lei gli avrebbe portato solo lo scafo? Sì, sì. Senta, qui alla corte il signor Vincenzo Agostino ha detto che la mattina del 5 agosto, mentre suo figlio Francesco Paolo era lì a casa loro, lei è passato e ha caricato sulla sua macchina la barca di Nino Agostino. Presidente? No, c'è... non è una contestazione naturalmente. No, aspetta, facciamo finire. Sì. Facciamo, prego. C'è opposizione se l'avvocato si ferma qui, perché la dichiarazione sul punto non è questa. Poi, come lei sa, anche perché ha fatto domande sul punto specifico del presidente, ha modificato la dichiarazione, quindi si riporta in maniera completa. Avvocato, effettivamente, come dire, per carità, nella anche lungaggine degli esami che è stato composto anche dalle acquisizioni dei verbali precedenti, se c'è una parte specifica che lei vuole ricordare al testo. Sì, presidente, la dichiarazione il riassunto può inavvertitamente non essere coerente. Giusto. Presidente, la dichiarazione dibattimentale innanzi a questa Corte, anche a seguito delle richieste di puntualizzazioni fatte dal Presidente, è stata quella mattina il signor Cosimo Rizzuto... Sì, però questo è quello, appunto, quello che vorrei evitare, cioè che sia un riassunto suo. Siamo in condizioni di individuare il passaggio. Quello se andava di mattina tutto qua. Mio figlio. Cioè, se abbiamo il passaggio testuale della dichiarazione della signora Agostino. No, per evitare che involontariamente un riassunto fatto inavvertitamente possa non essere del tutto coerente. Allora, siamo tutti d'accordo che... Nelle dichiarazioni. Aspetta, no, Presidente, per favore mi faccia concludere. Nelle dichiarazioni del signor Agostino, dal 6 agosto 89 a oggi, nella mattina del 5 agosto 89, il signor Cosimo Rizzuto, in qualunque modo, ha preso a Carini la barca di Nino Agostino. Però scusi, avvocato, qui non è questione di essere d'accordo con nessuno. La domanda è: lei quel giorno ha preso la barca di Nino Agostino? Allora, tutto quello che ho detto è tutto falso che sto dicendo io. Ci sto dicendo le cose come hanno stato. Avvocato, se il signor Vincenzo Agostino ha detto una cosa diversa, e sicuramente agli altri resterà la divergenza. E poi la valuteremo. E infatti... Io avevo fatto la domanda proprio per capire. Ci sto raccontando come sono state le cose. È difficile interloquire così. Il punto è chiaro. Lei dice questo, il signor Vincenzo Agostino dirà eventualmente o avrà detto un'altra cosa. Vabbè, andiamo avanti. Quelle giuste. Signor Rizzuto, lei conosce qualche ragione per cui il signor Vincenzo Agostino ha dichiarato il falso? No, non lo so. Presidente, però c'è opposizione a questo modo Ha già risposto prima ancora di... Comunque, non conosce nessuna ragione. Poi? Suo figlio Francesco Paolo... Visto che Nino Agostino era andata a lavorare, le disse con chi aveva trascorso quella giornata? Chi? Quando? La giornata del 5 agosto. La sera. La sera gli disse come aveva passato la giornata, glielo disse quando lei poi la sera l'ha visto. Visto che Nino era andato a lavorare. Le disse che cosa fece tutto il giorno suo figlio.
di giorno era a giocare con i suoi compagni nella spiaggia. E sa se aveva pranzato? Sì. Io lo sa o no? Risponda. No, non lo so. Non lo sa. Non gli ha mai chiesto, io non gli ha mai detto. Sì, perché se ce l'ha mangiato là. Ma quindi è rimasto lì a casa Agostino? Io penso che lo signor Agostino non lo faccia a digiuno. Sì, ma il pensiero non ci interessa qui, se come, lei lo sa. Come, se lei mi ha mangiato io gli rispondo ora. Bene. Nel seguire il testimone mi è sfuggita la domanda. Aveva dei ricambi suo figlio quando è partito da casa la sera del 4? Ma non lo so. Come non lo sa? Lei era là? Di che dove? Ricambio di abiti, un'altra maglietta, un altro pantalone, un'altra biancheria intima, un ricambio di abito. Ma dove? La sera del 4, quando Nino le ha detto può venire con me mio suo figlio. Sì. Suo figlio, quando se n'è andato con Nino, si è portato qualche abbigliamento di ricambio? Possibilmente da mia cognata, con chi maglietta da suo papà, con chi pantaloncino da suo papà. Dalla? Da mia cognata. Lasciamo perdere sua cognata che è a carino. No. La sera quando è andato via con Nino. No. Senta, ho ricordato la domanda. Lei ha già raccontato quello che le disse suo figlio quando ha sentito gli spari. Sa, suo figlio le ha detto dalla spiaggia come arrivò, che percorso fece per arrivare davanti al corpo di Nino Agostino? Come entra il cancello si vede subito, come entra il cancello. Non ho capito. Della spiaggia sono due scalette. Come dentro da lui? Da lui dove? Poi ne condeccerò io là, non lo so. Sì, ma prima dice una cosa, allora, come lei ha detto... No, non c'era, non era là io. Lei non era là, però ha detto che faceva due scalini ed entrava lì. Cioè, come lei ha detto che strada deve fare? Quindi questa è la strada che normalmente deve fare, ma suo figlio glielo ha detto in concreto che strada ha fatto, in che modo è entrato a casa? Era davanti alla spiaggia. Lui era davanti alla spiaggia, l'ho capito, ma gliel'ha detto? Papà, ho aperto il cancello, non ho aperto il cancello, quando ho fatto il giro, gliel'ha detto? Entra di fuori dalla spiaggia per venire qua. Sì, ma io non voglio capire, non voglio sapere come normalmente poteva fare. L'avvocato le ha chiesto non come poteva fare per entrare. Non era là che cosa ha fatto, non lo so. Non gliel'ha detto, vabbè. Senta, a Carini, lì al mare, suo figlio aveva la possibilità di utilizzare, aveva un motorino a disposizione? Ma c'è, quando c'era quel signore che c'è un prestava pure. Chi è andare... quel signore? Il signor Tranchina, diciamo. Il signor Tranchina gli prestava un motorino? Sì, forse sì. Sì. E lei questo come lo sa? Io quando andavo a comprare il pane, facevo il motorino e andavo a comprare il pane a Carina. Non ho capito, scusi. Quando non c'era nessuno là, c'era mia sogna e devo andare a comprare un pane, perché c'era la signora Sognina, prendi il motorino e ci vado con il motorino. Questo quando voi abitavate lì a via Cristoforo Colombo? Sì, quando abitavamo là. E lei dice quando doveva andare a prendere... Pure la bicicletta ci andava. Sì, no. No, bene, posso. Allora, vede signor Rizzuto, sì, c'è poi il problema del calendario. Lei quando ha lasciato... Aspetti. Signor Rizzuto, lei faccio fare la domanda. Sì. Lei quando ha lasciato la dimora, la casa che avevate... Un anno e mezzo, 2 anni forse, mi sembra. Quattro. L'ha tenuto 1 anno e mezzo, 2 anni? No, quando l'ho lasciato. L'ha lasciato 1 anno e mezzo, 2 anni, che cosa? Prima di fare succedere quello che è successo. Ah, 1 anno e mezzo, 2 anni prima dell'omicidio? Sì. Okay. Benissimo. Quindi l'estate precedente? Non c'era. Bene. Quindi l'ultima estate trascorsa lì e 2 estati prima, giusto?
Una e mezza, poi no, se... estate una però è... una estate e mezzo, perché poi se non è finita poi quando... Allora, l'omicidio è avvenuto il 5 agosto 89. E noi non c'eravamo là. No, mi ascolti, signor Rizzo. Sì. L'omicidio è avvenuto il 5 agosto 89. Nell'agosto 88, nell'estate 88... Non c'era, bene. L'ultima estate trascorsa quindi è 87. Possibilmente metà o andavo scendendo. Ah, neanche tutta, quindi siete andati via prima della fine. Salivo, scendevo. Va bene, ok. Nell'estate 87 suo figlio aveva 13 anni. Bene. Portava un motorino? No. E allora, quando io le ho chiesto... Ma lei mi ha detto 13 anni fa, non me l'ha detto questo lei. No, io le ho chiesto, io le ho chiesto se suo figlio a Carini aveva la disponibilità di un motorino. Ma di quando? Mi deve spiegare di quando. Ascolti quello che sta dicendo l'avvocato. Sì. Lei ha detto certe volte usava il motorino di Tranchina. Sì. Lei ha detto certe volte usava il motorino di Tranchina, lo conferma? Ma di quando? Lei ha detto questo o non l'ha detto? L'ha detto che usava il motorino certe volte, ha detto Gianchina gli prestava il motorino per andare a prendere il pane. Esatto. Quando eravamo là ha detto una cosa di... Ora dice l'avvocato, ma se voi là ci siete stati l'ultima volta quando suo figlio ancora aveva 16 anni, com'è che Gianchina prestava il motorino a suo figlio che aveva 16 anni? Ma tanto quando eravamo là, salivamo e scendevamo. Non è quando ci andavamo completamente. Sì, salivate e scendevate qua, non lo capisco, che cosa vuole dire? Non lo capisco, sinceramente no, mi sto perdendo, non so neanche quanto sia rilevante, ma insomma mi sto perdendo. Sì, l'ho capito. Quando noi siamo scesi, mi sente? Sì, la sento. Quando siamo scesi di Carini, c'è quando c'eravamo, non c'è quando ci andiamo. Poi quando l'avvocato lo doveva vendere, l'abbiamo lasciato completamente. L'avete lasciata così? Quando l'avete lasciata completamente, da quello che ha detto lei poco fa, suo figlio ancora non aveva 14 anni. Ne aveva meno probabilmente di quello. Allora com'è che vive? Non ce ne dava motorino, non ne usava motorino, niente. Quindi non è vero che Gianchina glielo prestava? Perché poco fa l'ha detto lei, non è che l'ho detto io. No, mi ricordo male. Si ricorda male? Non mi posso ricordare male. Bene, quindi, ora le rifaccio la domanda, quindi suo figlio non aveva usato il motorino di Tranchina, è giusto? Quando? Quando era a Carini? Quando è successo il fatto? A Carini. Quando è successo il fatto? Presidente, però c'è opposizione. Sì, avvocato, deve precisare. Quando, a quale periodo si riferisce? Allora, quando parlano le parti, lei deve stare zitto e aspettare. Deve precisare in quel periodo si riferisce. Sì, Presidente, allora la dobbiamo fare più lunga. Suo figlio, nell'estate 1989, prima del 5 agosto, quante volte c'era andato a Carini? Quando lo chiamava Nino. Quando lo chiamava Nino? Bene. E quando lo chiamava Nino, a lui toccava comprare il pane per il pranzo a casa della famiglia Agostino? Non esiste. Bene. Quindi... nell'estate 89 suo figlio non ha mai dovuto comprare il pane, giusto? No. Bene, e quindi nell'estate 89 non ha mai usato il motorino, giusto? Ma poi se l'ha usato quando è stato che c'è stato l'omicidio non lo so questo. Allora, lei dice di avere saputo da suo figlio che suo figlio è entrato, ha sentito gli spari in spiaggia, sì, ha visto il cadavere e poi se n'è andato. Se n'è andato. Ma se n'è andato da tuo cognato. Non so come se n'è andato. Non sa come se n'è andato. Allora le faccio una domanda ulteriore. Dalla spiaggia si poteva camminare col motorino? Dalla spiaggia no. No. C'era una stradella. Come? C'erano le stradelle che si usciva. Le stradelle che collegavano la spiaggia al lungomare Cristoforo Colombo, giusto? Sì. Ecco, ma invece fare tutto il percorso dal lato spiaggia non era possibile, giusto? Ma come l'ha fatto? E io glielo chiedo, io non c'ero là. A lei lo chiedo. No, non è possibile, la spiaggia si cammina. Non è possibile. Quando lei la sera, dopo essere andata all'ospedale di Carini, arriva...
da sua cognata. Vede qualche motorino? No, no, era buio, non l'ho visto, perché mio figlio se c'era una bicicletta, là, o aveva un motorino, la lasciavano. E infatti quando sono andato a andare con la polizia, mia figlia è in casa a campetto, c'è un campetto lì sotto, da mio cognato. Ci siamo? Sì, sì, risponda. Vabbè, ce lo vado a prendere. E noi stiamo salendo con la bicicletta, con il suo cugino. Quindi, quando lo siete andati a prendere, certamente suo figlio non aveva... Dice, no, dice, no, dice, c'è un altro giorno questo è stato. Parla perché quando sono andato... Quando è andato a prendere? Ci si lasciava qua la bicicletta, per farci capire dove andava, lasciavala. Sì, però, dico, tutto questo discorso, la domanda era più semplice. La sera che lei è andato, sì, e ha visto a suo figlio, anche se poi lo ha lasciato lì, la sera del fatto, lo ha lasciato lì a casa di sua cognata, sì, lei ha visto un motorino, no, nella disponibilità? Non si può, no, nella sedella, veramente. Comunque, lei non l'ha visto, non ha visto niente. Non l'ho visto. Va bene, nessun'altra domanda, Presidente, grazie.